Che prevalsa stasera, la parte emozionale o la parte calcistica? 4.293 giorni di assenza da questo stadio nerazzurro da una parte e un'eliminazione invece sul campo. No, sono due cose completamente diverse che possono coesistere insieme. Il modo come mi hanno aspettato qui, il modo come signor Zhang, signor Marotta, Javier, un fantastico regalo che mi hanno fatto prima della partita, la gente che è stata super simpatica con me, questo è il lato emozionale che solo posso ringraziare e non nascondere mai che il mio rapporto con l'Inter e le sue gente che è un rapporto eterno, questo non si nasconde, è una cosa che si sente. Però sono venuto qui per vincere, sono venuto qui per fare per la mia Roma e la mia gente che io c'è è la gente romanista. Non siamo riusciti a vincere la partita, però si dimentico, non posso dimenticare, però se faccio un block ai primi 5 minuti della partita, ho visto una Roma che ha giocato molto bene contro una squadra che non è facile giocare bene. Contro abbiamo giocato molto bene, in primo tempo abbiamo avuto due opportunità enormi di gol, la prima ho visto la palla dentro, la seconda di Nico è paragola, una grandissima opportunità e dopo il secondo tempo la partita stava, ogni minuto stava più dal nostro lato, controllo, pressando bene, recuperando palla molto bene in centrocampo, uscendo con qualità per l'ultimo terzo, senza creare delle grandi opportunità, perché ovviamente i difensori dell'Inter sono giocatori anche fortissimi l'uno contro uno, però abbiamo fatto una buona partita. Il secondo gol ha ovviamente cambiato la partita e ha anche cambiato l'arbitro. Perché l'arbitro, secondo me, tatticamente è stato bravissimo. Ha fatto una partita fino al 2-0 e dopo il 2-0 ha fatto un'altra partita. Anche loro possono essere tatticamente bravi e penso che lui è stato molto bravo. Anche se una munizione gliel'ha data. Sì, per il suo CV è una cosa bella. Un giallo a Mourinho è per il CV significa tanto.